Ben ritrovati da Flavia De Angelis a Sugar Lab, l'angolo interamente dedicato all'arte del cake design. Oggi ci è venuto a trovare direttamente da Melito di Napoli, un professionista del mestiere, dalla pasticceria Franco Sepe, qui con noi Federico Sepe. Ciao Flavia. Benvenuto Federico. Grazie. Oggi che cosa andiamo a realizzare insieme? Il lavoro mi sono ispirato oggi al Capodimonte. Capodimonte, per chi non sa che cos'è? Capodimonte è una frazione di Napoli dove vengono lavorate ancora oggi la ceramica per le bomboniere fatte a mano. E quindi ci hai portato un piccolo scampolo, sì, della tua patria. Prima di andare a vedere la tua creazione, andiamo a vedere quali sono gli ingredienti del giorno. Bene, siamo nuovamente qui a Sugar Lab con Federico Sepe per realizzare insieme la nostra margherita in pasta di zucchero. Sì. Abbiamo predisposto, Federico, tutti già gli ingredienti. Ci vuoi dire qual è il primo passo? Il primo passo è semplice, praticamente prendere della pasta di zucchero bianca, tagliarne la quantità che serve per lavorare, ammorbidirla sempre tra le mani con un po' di grasso vegetale, la pasta morbida. Quindi l'andiamo sempre a lavorare, sì, prima? Prima di incominciare si deve sempre lavorare. Senti Federico, io so che la vostra attività è un'attività storica, ormai sono 40 anni, sì, vero? Mi chiedo come nasce il progetto di una torta? Il progetto di una torta nasce in primis dall'idea che porta il cliente. Alcune volte qualche sposa addirittura ha portato un pezzo di stoffa del vestito per far riportare il tutto poi dalla torta. Quindi è il cliente che viene da voi e... diciamo che sviluppiamo insieme l'idea che esce fuori poi la torta finale. Quindi è sempre un progetto diverso, sì, e tutti personalizzati, tutti ovviamente. Tutti personalizzati. Quindi Federico, stiamo stendendo la pasta di zucchero. Per fare il fiore. Adesso per fare il fiore, invece di mettere il grasso che può attaccare allo stampino, usiamo un po' di zucchero a velo. Se me lo passi gentilmente. Prego. Grazie. Quindi ne andiamo a spolverizzare, sì, pochissimo. Un poco sopra. E andiamo a stendere. Quindi questo farà sì che la pasta non fuori si attaccherà dallo stampo. Senti Federico, hai tante richieste di torte con i fiori, è un, sì, soggetto ricorrente? Sì, diciamo che il soggetto primario, maggioranza per le torte da matrimonio. Nuziali. Prendiamo uno stampino come questo per la margherita. Per far sì che fuoriesce senza problemi possiamo fare pure in questo modo, adagiare lo stampino nello zucchero. Appoggiare sulla margherita, fare una leggera pressione. Bene Federico, quindi una volta che abbiamo realizzato la nostra margherita andiamo ad applicarla alla torta. Io ti posso passare. Faccio un po' di spazio. La torta. Grazie. Che hai preparato per noi, in questo caso come abbiamo farcito, per esempio? Un pan di Spagna con crema alla scintilla e con frutti di bosco. Quindi freschissima, direi anche golosa. Prendiamo la margherita, la capovolgiamo, prendiamo il pennello, lo poggiamo sempre nella gelatina alimentare. Quindi che è proprio il collante. Il collante che fa... per assemblare tutte le nostre decorazioni. Andiamo ad appoggiare, in questo caso lo mettiamo sul laterale della torta. Quindi qua possiamo dar spazio poi a qualunque tipo di assemblaggio laterale. Sul laterale, o creare una cascata di margherite in un solo lato. Diverse idee si possono creare partendo da questa base. Senti Federico, una torta come questa, che range di vita ha? In quanto tempo deve essere consumata? Questa qua, allora, se parliamo di torta interna deve essere consumata in giornata, fresca, al massimo un giorno.
tenuta in frigorifero. Per la decorazione può stare pure diverso tempo se la vuoi conservare. Quindi possiamo magari andare a conservare un dettaglio, della torta. E se volessimo arricchire la nostra margherita con un colore? Allora, la margherita possiamo arricchire sia dipingendo di giallo l'interno della margherita, e poi con della pasta colorata, pasta di zucchero colorata di verde chiaro, verde scuro, invece di fare la classica fogliolina, facciamo dei riccioli diciamo asimmetrici che scendono perpendicolari alla torta. Per dare un tocco un pochino più contemporaneo alla moderno, torta. Sì. E vogliamo vederlo insieme? Certamente. Sposto la torta, grazie. Allora prendiamo un pezzo di pasta. Tagliamo sempre quello che basta. Quindi l'elemento insomma comune e base è sempre poi la pasta di zucchero. Ma non deve mai mancare. Senti, ci sono degli ingredienti, come dici tu, che non devono mai mancare nella tua cucina? Sì, il primo ingrediente è la voglia di lavorare. Questo ci piace, oltre allo zucchero, sì, ovviamente, logico, che è l'ingrediente base. Ecco qua, adesso stendiamo la pasta. Quindi nuovamente il nostro mattarello. Sì. Federico, chi volesse incontrarti, chi volesse prendere un appuntamento con te, dove deve andare? C'è un sito di riferimento? Sì, il nostro sito di riferimento è sepefrancoeventi.it oppure consultando semplicemente la pagina di Facebook. Quindi prendete nota sepefrancoeventi.it e Federico e i suoi collaboratori vi aspetteranno per soddisfare tutti i vostri desideri. Una volta formato lo spessore di pasta per 3 mm, andiamo a fare un taglio così. Ecco qua. Quindi abbiamo ritagliato proprio una strisciolina rettangolare. 3 centimetri. Mm-hmm. Andiamo ad arricciare un po' il fondo, sempre facendo un'operazione. Io posso passarci la torta di nuovo? Sì, gentilmente. Facciamo spazio, centro, prendendo sempre il pennello con la gelatina, andiamo. Senti, la gelatina immagino sia in sapore oltre ad essere in colore, quindi non incide sul gusto. Andiamo ad appoggiarlo un po' che scende così. È bellissimo. Astratto, vedi? Quindi possiamo creare poi varie misure questi per dare movimento alla nostra torta. Immagino anche che possiamo intervenire con diversi toni di verde. Un verde più scuro, più chiaro. Vogliamo creare un altro ricciolo per far vedere il contrasto? Guarda, ti riprendi la Grazie. Volta. Prendiamo il colore verde più scuro, tonalità più scuro. Quindi gli ingredienti principali sono la manualità, la voglia di fare, hai detto, la passione e soprattutto la creatività, quindi posso dire che sei un artista dello zucchero? Diciamo di sì. Allora, stendiamo anche questo pezzo. Lo spessore logicamente sarà uguale a quello precedente. Ci sono delle cose assolutamente che non si devono fare, per esempio dei consigli che possiamo dare da chi ci sta seguendo in questo momento? Il consiglio che non si deve fare è usare la pasta di zucchero con fondi di calore che non è possibile poi dopo rielaborare, perché il prodotto poi perde quella freschezza. Perde la flessibilità per decorare. Allora, questo pezzo qua lo possiamo tagliare o più stretto per dare quel disegno asimmetrico che ti ho detto io. Infatti questo qua lo facciamo più sottile. Ecco qua. Di lungo. Se mi passi una torta da torta, sempre. Quanto ci vuole per realizzare una torta del genere? Per realizzare la torta del genere, parliamo di una torta matrimoniale, la classica, ci vogliono dalle 3-4 ore, poi dipende dal tema che poi andrai dalla a... decorazione. Bene. Ci sono torte che impiegano anche giorni, vero? Sicuramente, sì.
anche 2-3 giorni. Qual è la torta che ti ha davvero messo alla prova? Fino adesso la torta che mi ha dato la prova, diciamo, un po' più dura è stata 9 ore di lavoro continue. E tante soddisfazioni, immagino. Sicuramente. Ecco. Bellissimo il contrasto dei colori. Senti, Federico, io direi che possiamo magari intanto lasciare un po' di spazio a chi a casa vorrà riprovarlo. Noi continuiamo la nostra decorazione e intanto andiamo a vedere quali sono i passaggi salienti del progetto di Federico Sepe. Siamo nuovamente qui a Sugar Lab con Federico che sta ultimando la sua creazione. Perfetto, Federico, una torta spettacolare. Grazie. Complimenti e soprattutto grazie per essere stato qui con noi. Grazie a te. E ringrazio anche voi e soprattutto vi invito a scriverci numerosi, a visitare il sito sugarlab.it e vi aspetto nuovamente sempre qui con Flavia De Angelis solo su Sugar Lab. Thank you.